Sì, mi aspetto. Dove ce l'è? E allora, costituiamo le parti. Romeo Paolo è presente, difeso dall'avvocato Tommasini presente, avvocato Zoccali presente, avvocato Fabio Cutrupi, sostituto processuale dell'avvocato Valentino. Va bene, e allora riprendiamo l'istruttore dibattimentale, vediamo se è presente il collaboratore Gerardo, dovrebbe entrare. Gerardo? Vediamo se è presente. Allora lo introduco. Va bene. Peggi l'audio e il video. Presidente, noi siamo pronti. Va bene. L'abbiamo identificato, è vero, Gerardo, è vero. Già era stato. Sì, il signor Gerardo Michele, nato ad Arena Catanzaro il 20 febbraio 51, così attestato dal capo scorta. Va bene. E allora, l'esame, nelle scorse udienze si era verificato già, era venuto l'esame, adesso procediamo al controesame. Intende intervenire l'avvocato Tommasini. Prego. Signore Gerardo, lei ha un nomignolo. E possiamo dare atto di c'è il difensore di fiducia? No, no. Francesco Catalano. Prego. Non ha un nomignolo. Che mi risultino. Senta, può riferire alla Corte, a noi, i suoi periodi di detenzione. Mi dispiace, non sono in grado di riferirli. Non si ricorda, insomma. No. Nemmeno approssimativamente, insomma. Come anni, in genere. Dal 70 al 78, poi sono stato riarrestato all'80, all'83 ancora, alcuni periodi l'ho fatto insieme in libertà. Senta. Beh, no, no, non posso essere preciso, avvocato. Cercheremo di ricostruirlo un po' con le carte, vediamo. Senta. Lei può dirci, ecco, da ragazzo dove abitava, da scapolo, diciamo? Beh, come le saprà, io sono nato in un paesino della provincia di Catanzaro. Poi si è trasferito poi, a Marina di San Lorenzo. A Marina di San Lorenzo. E quanti anni aveva quando si è trasferita a Marina di San Lorenzo? Non saprei dirglielo esattamente. Ma era avvocato. Bambino, era giovanotto, ecco, così. Adolescente. Adolescente. Senta, ed ha abitato a Marina di San Lorenzo fino a quando? Fino a quando mi sono sposato. Esatto. Quindi, e quando si è sposato, dove è andato ad abitare? A Melito. A Melito. Che anno? Si è sposato? Mi sono sposato a gennaio del 70. E quindi dal gennaio del 70 è andato ad abitare
a Melide. Senta, e quando è andato ad abitare nella casa concessa da Filippo Barreca? Beh, credo nel 78, subito dopo uscito dal carcere. La sua famiglia com'era composta? La mia famiglia era composta, mia moglie, una bambina, e mia moglie era incinta della seconda genita. Quindi, quando si è trasferito da Filippo Barreco, il suo nucleo familiare era composto, come ha detto poc'anzi? Avvocato, non trasferito del tutto, perché io la residenza la tenevo a Nizza di Sicilia. Nizza di Sicilia, sì. Sì. E, ecco, allora, i suoi congiunti, cioè la signora ed i bambini, abitavano a Nizza Sicilia? Mentre lei abitava da Barreca? No, la bambina, la grande, andava a scuola a Meneto, perché praticamente è cresciuta con i nonni. E la secondogenita è nata praticamente in quel periodo lì. E la signora, sua moglie, abitava dove? Quando io da Nizza venivo in Calabria, ci fermavamo lì a Bocale. A Bocale, dove avevate, a Bocale, nella casa che vi aveva concesso Barreca. Quindi allora, sì. se ho ben capito, quindi lei non è che è stato un periodo continuo, ecco, da Barreca, ma aveva la casa da Barreca, ma aveva pure la sua casa, quindi andava a periodi, diciamo, da Barreca. A periodi, sì. A periodi. Quando si lavorava, tra virgolette. Ma ho capito, va bene. Quindi sostanzialmente, ecco, lei usufruiva di questa abitazione quando, come dice lei, si lavorava, insomma, avevate degli affari, sì, comuni con Barreca da svolgere. Sì, signore. Senta, lei ci può dire quante a sua conoscenza circa i rapporti esistenti tra l'andrangheta e i servizi segreti? Tra? L'andrangheta e i servizi segreti. A mia conoscenza è una parola grossa. Quello che se sa. Se parla di voci è un altro conto. Quindi praticamente su quel che si diceva così non ha una conoscenza diretta. E insomma, chi gliene ha parlato? Oppure c'è stato qualcuno che ne ha parlato? Era voci che raccoglieva un po' in giro? Voci che si raccoglievano un po' in giro, avvocato. Quindi lei non ha mai conosciuto funzionari dei servizi segreti? Beh, se è vero ciò che qualche volta, le posso portare un esempio: una volta mi presentò un generale dei carabinieri, Filippo, e me lo presentò come un massone, un generale in congedo, come un massone facente parte dei servizi segreti. Quindi questo generale, se ricorda il nome? Sì, me lo ricordo, perché è stato tenente colonnello dei carabinieri a Reggio Calabria e una volta mi ha anche arrestato. Mi ricordo il cognome, Puglisi. Okay. Senta, quindi lei ha mai avuto rapporti con questo Puglisi? No, oltre al fatto che mi abbia arrestato, mai.
Quindi poiché sostanzialmente questi rapporti tra diciamo l'andrangheta e i servizi li aveva soltanto così captati in giro, è inutile che io le faccia domande più specifiche perché lei e vada avanti si è spiegato bene. Senta, lei quando ha conosciuto personalmente e per la prima volta l'avvocato Romeo? Non glielo so dire, non glielo saprei dire, è che l'ho conosciuto in carcere. Addirittura forse, non so se era ancora laureato. Quindi lei parla della sua carcerazione del 76, 77? Sì, ho fatto una carcerazione di 8 anni di filato. Ecco, dal, ripetiamolo perché... Dal 70 al 78. È stato al 70. Quindi è stato in questa occasione che lei è stato in carcere quando c'era l'avvocato Romeo. No, avvocato, può darsi che anche in altre carcerazioni lo abbia incontrato, perché se non ricordo male l'avvocato Romeo era stato arrestato più di una volta. Lei ricorda che è stato arrestato più di una volta. Va bene. Senta, oltre quindi all'aspetto carcerario, all'incontro, senta, nel carcere quando l'ho incontrato ha parlato con l'avvocato Romeo? Che rapporti è così instaurati nelle carceri tra lei e l'avvocato Romeo? Semplici saluti. Che solitamente si usa fare tra carcerati. Senta, signor Gerardo, successivamente quando lei è uscito dal carcere, ha avuto modo di incontrare l'avvocato Paolo Romeo? Sì. E mi dica in quale occasione? È un'occasione che è venuto con un mio cugino acquisito, lui si presentava alle elezioni, mi sembra, per deputato. Mi chiesero di raccoglierli dei voti. E lei cosa ha fatto sul terreno pratico? Come ha raccolto questi voti? Beh, tra parenti e familiari. Tra parenti e familiari. Senta, e in quale zona li ha raccolti? Dove? Nella circoscrizione dove l'avvocato Romeo si candidava. No, tenga conto che questo mio cugino, mio cugino è di... Allora era un consigliere comunale, non so se lo è ancora, ed è di Bovalino. No, ho capito, no, le chiedo questo. Lei sostanzialmente questi voti dove li ha raccolti? In quale zona? Ecco. I parenti dove ce li aveva, ecco, in che zona? Nella zona di Reggio e dintorno, a Reggio diversi cognati, nipoti che votavano e votano. Parenti. Aveva parenti. Anche a me. Ha raccolto voti. Anche a me. Senta, questi parenti che lei aveva a Reggio erano comuni parenti anche con suo cugino, il signor Sacco? Sì. Erano parenti, sì, anche sì. Di Sacco. Va bene. Sì. Solo che da parte di Sacco erano parenti, diciamo, acquisiti e da parte mia erano più diretti. Parenti diretti. No. Senta, ecco, quando è venuto a trovarla
L'avvocato Romeo, dove è venuto a trovarla? A Melito. A Melito Portosalvo dove? Io abitavo in via Marina. È venuto da solo? Con chi è venuto? Con mio cugino. Sempre con il suo cugino Sacco. Senta, prima di questa vicenda e prima del carcere, diciamo, voi conoscevate l'avvocato Romeo? Avevate avuto rapporti con lui? Prima che in carcere? Se lo rapporti con l'avvocato. Come? Rapporti con l'avvocato Romeo, sì. Se per rapporti si intende rapporti, oltre al fatto del periodo in cui si è votato, che abbiamo accennato, non ne ho avuti. Senta, lei sa quali ideali politici ispiravano l'azione criminale dei Tripodiani? No, non lo so. Non lo so. Quindi sa... Diciamo che posso supporlo, l'opportunismo. L'opportunismo. Senta... Qual era invece la cultura politica a cui si abbeveravano i De Stefaniani, la conosce? Sicuramente quella di destra. A quella di destra. Senti, presenta, e per affermare questo, su quali fatti specifici lei può fare riferimento? Beh, io... Posso fare riferimento a quel famoso processo che ha avuto, non ricordo se con l'Espresso o con Panorama, sì. Per un traffico di armi di allora. E lei... E poi tra l'altro sono... Lei si riferisce certamente, ora me ne sto ricordando pure io in questo momento, l'Espresso, quando viveva il Giorgio. Fratello Giorgio De Stefano. È vero? Sì, avvocato. Sì. Ecco, si ricorda quindi che c'era riferimento sull'Espresso al giudice Occorsio, mi pare. No, non ricordo, ricordo che si tratta. Comunque, voglio dire... Non ho interrotto. Ah, scusate. È caduta la... Il collegamento è ripreso. Ah, ci sentite? Possiamo continuare? Va bene, sì. 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 Proseguo, avvocato. Grazie, presidente. Dunque, aveva tratto questa pure convinzione, in effetti, da articoli che allora vennero fuori sull'Espresso, nel quale si parlava effettivamente di eversione di destra, e lei si ricorda se c'era la fotografia in quel giornale che ha letto lei del defunto Giorgio De Stefano? No, no, non me lo ricordo. Ricordo comunque che la rivista è stata condannata. Esatto, ha ragione. C'è stata una causa contro l'Espresso per diffamazione. Quindi sostanzialmente
da questi fatti che vennero fuori alla ribalta nazionale attraverso la stampa, lei ha tratto questo convincimento? No, anche perché io sia con Giorgio, a differenza che con Paolo, sia con Giorgio che con Giovanni ho avuto modo di parlare, ero più in confidenza con Giorgio, con Giovanni, poi con Enzo Saraceno e poi ancora con Paolo Martino, e più o meno le idee politiche venivano fuori dai discorsi che si facevano. Cioè, ma approfondivate questi discorsi o venivano fuori così, i temi erano altri e parlavate anche di politica? Ecco. Parlavamo anche di politica. Parlavate di altri fatti. Senta, e quindi praticamente durante le consultazioni elettorali voi votavate a destra? Cioè, Sassi e Stefano votavano a destra? No, io non lo so, avvocato, io non ho mai votato tra le altre cose. Perché quando ero in carcere, avevo poco più di 18 anni, allora si votava a 21, perciò non ho mai avuto occasione di votare. Ho capito. Né sa le conoscenze, visto che aveva rapporti con Giovanni, Giorgio e Stefano, se loro avessero particolari tendenze, agganci nel mondo politico, se votavano a destra, ecco, oppure no? Beh, io non facevo parte del loro clan, avvocato. E quindi così, sì, discussione come tendenza sicuramente erano di destra. Sì, poi va bene, poi chiederemo, poi sarà interessante vedere per esempio ad Archi la destra quanto voto pigliava, la Democrazia Cristiana ed altro. Senta, lei è stato condetenuto con Filippo Barreca? Beh, una volta. E mi può dire quando? Negli anni 70, verso la metà più o meno, nella prima metà penso. Nella prima metà degli anni 70. Senta, quando lei, ecco, adesso approfondiremo un po' questo aspetto, quando stipulò, diciamo, un contratto, sia pure gratuito, voglio dire, di locazione con Filippo Barreca, nei termini che sappiamo, cioè non che abitava là, ma insomma si spostava. Nel 78, avvocato. 78. Senta. Dopo che sono uscito dal carcere, naturalmente. Certo, lei ha fatto tutta una tirata, ha detto fino al 78, poi è uscito, sì. Quindi dopo è andato. Senta, lei ricorda se Filippo Barreca fu arrestato nel processo De Stefano più 59, quel noto processo, quello dei 60, diciamo? Sì, mi sembra di sì, avvocato. Ricorda in quale periodo fu scarcerato per tale imputazione, proprio nel processo dei 60? No, non riesco a collocarlo. Fatto è che anche questo fatto che lui era sempre arrestato e scarcerato era motivo di noi ci pensavamo su questi episodi, che veniva arrestato e scarcerato con molta facilità. Quindi lei, cioè, da che cosa nasceva questo che ha detto Aurora, cioè che venire scarcerato e rilasciato, e ci pensavate, che cosa avete pensato? Beh, sa, una volta per malattia, un'altra volta gli veniva revocato il soggiorno, un'altra volta ancora la sorveglianza speciale, ritirata la patente, ridata, insomma, beneficiava, aveva dei privilegi che gli altri non avevano.
Senta, e quindi che cosa deduceva lei? Che aveva protezioni, ecco, spieghi. Beh, si diceva nell'ambiente della malavita che lui fosse messo bene con i servizi segreti. Si diceva? Sì. Ma, ecco, da chi, le faccio una domanda specificamente, lei può riferire, ecco, se c'è una persona precisa che le ha detto questo, che stava bene con i servizi segreti? Le posso dire, non so, Paolo Martino, Enzo Saraceno. Cioè i cugini stessi di Paolo, diciamo. Perché tanto, tanto per citarne alcuni, i più rozzi dicevano che fosse confidente. Ecco, senta, e questo Martino e Saraceno, quando le dicevano queste cose, dove era lei? In carcere? E noi ci vedevamo in carcere anche fuori qualche volta. No, non ho sentito, le chiedo scusa. Sì, si vedevano in carcere anche fuori, ha detto. E quindi, e vi parlavano questi due che Paolo era nei servizi, che... che Pippo era nei servizi segreti pure. E si pensava che fosse nei servizi segreti. Senta, lei ricorda quando Barreca Filippo fu arrestato per le misure di prevenzione? No, non ricordo. Non ricordo. Senta. Non ricordo il periodo. Quando era ospite di Filippo Barreca, si ricorda se Filippo Barreca è stato arrestato? No, avvocato, non lo ricordo. Cioè, non ricorda la circostanza, eppure le chiedo scusa, cioè lei era ospite in certi periodi per ragioni di lavoro, come ci ha detto. E non ricorda se mentre lei si trovava a casa di Barreca questi venne arrestati, un avvenimento troppo importante, lei abitava a casa sua. Sicuramente mentre io ero a casa sua non è mai successo. È successo una volta che è stato arrestato Vincenzo, Vincenzo Barreca, perché in una perquisizione gli hanno trovato degli oggetti che avevamo sottratto in un negozio di gioielleria nella via Marina Alta. Senta, quindi lei nel periodo in cui fu arrestato Vincenzo abitava da Filippo? Non abitavo da Filippo, era in quel periodo che... Anche in quel periodo io andavo e venivo dalla casa di Filippo. Sì, voglio dire, abitare nel senso come ha spiegato, che andava e veniva. Quindi sì, ancora, sì, sì, sì. A quella data utilizzava questa abitazione. Esattamente, io il giorno che l'hanno arrestato l'ho appurato a Milano, perché gli ho telefonato a Filippo e lui... mi ha detto di non parlare per telefono perché avevano appena arrestato suo fratello. Senta, Filippo quindi gli ha telefonato a lei a Milano? Gli ho telefonato io a Filippo. Dove? A casa. A casa. Va bene. Praticamente mi ha spiegato che sì, l'argento era nostro, di Filippo e mio, ma che però siccome il fratello era incensurato aveva dovuto accollarselo lui, anche perché il fratello era ammalato, aveva un problema ai reni che faceva la dialisi ed era stato opportuno
che se lo accollasse lui affinché uscisse per senta, malattia. Si ricorda dove tenevano questo argento? L'ho messo io. L'ho messo io, avvocato. E dove? Nella stessa cella dove dormiva Freda. Era una celletta occultata, una specie di sottoscala. Quindi, ecco, adesso parliamo. Freda dove abitava proprio? Rispetto alla casa di cui usufruiva Rei, Freda dove abitava? Nella casa di Pippo, perché questa cella segreta era nell'altra casa, non nella casa dove abitavo io. Quindi nella casa di Pippo o nella casa della madre, per esempio, perché là mi pare che abitasse anche la madre. È avvocato, di chi fosse la casa non lo so. Ma lei ricorda che la madre di Filippo Barreca abitasse sempre là vicino, dico io, ma aveva una casa per i fatti suoi? No, veramente, avvocato, la madre di Pippo, che io ricordi, non ha mai abitato là, perché aveva una branda alla colonnina e dormiva alla colonnina. La colonnina faceva 24 ore al giorno. Quindi lei abitava nella colonnina? Praticamente sì, veniva a mangiare, ma per la maggior parte stava lei di notte nella colonnina. Pippo aveva problemi. Senta, la domanda che le faccio è questo: se già si diceva, del resto lo ha ammesso anche il collaboratore Barreca, che egli fosse un confidente, lei, che era un ragazzo sveglio all'epoca, e non aveva paura di stare e di lavorare e bazzicare quella casa di Barreca mentre egli era anche confidente? Se lo faceva Paolo De Stefano non vedevo perché non dovevo farlo io, avvocato. Cioè, e Paolo De Stefano che faceva? Frequentava? Cioè, una volta per esempio gli ha dato 5.000 paia di Wrangler, una parte delle quali le ha date anche 50.000 di pantaloni a righe di velluto Wrangler, un container preso da una nave che veniva da Malta, e se faceva affari con lui Paolo, non vedo perché non avrei dovuto farli io. Ma senta, lei si ricorda quando subì l'attentato Filippo Barreca? Perfettamente. E quando? Lo possiamo ricostruire con un po' di buona volontà? Avvocato, io non sono preparato a rispondere a questa domanda, comunque grosso modo glielo posso dire. In quel periodo lì, che io mi trovavo lì, è stato sparato, e anche la sera che è stato sparato io mi trovavo a Milano. Dunque, e allora quando è successo l'episodio della ricettazione, Barreca, Filippo le telefonò a Milano. Io telefonai a Milano, no, a Barreca. Chiedo scusa, lei telefonò a Milano. A Pellaro. A Pellaro. Senta, ora mi pare che ha detto che quando ci fu l'attentato al Barreca, lei era a Milano ancora? Sì. Mi spiego, avvocato, perché non vorrei ci fossero. Io andavo e venivo da Milano perché, siccome con Pippo in quel periodo lavoravamo con degli assegni sottratti alla corrispondenza, io li portavo a Milano e li vendevo a percentuali ai tenutari delle bische clandestine. E allora andavo e venivo. A Milano avevo cognati, parenti, appoggiavo lì per il tempo necessario per incassare il denaro pulito, diciamo, e tornavo indietro.
posavo, mettevo via il denaro pulito e riprendevo altra merce e la riportavo a Milano e via di questo passo. Quindi io, lei non lo ricorda, ma gli posso dire la data dell'attentato a Filippo Barré, che è del 19-11-79, e quindi lei ancora aveva relazioni con Barré, che faceva questa attività che sta dicendo, e ancora non aveva lasciato l'abitazione, la usava ancora. Sì. Ma dopo, mi riferisco tra la ricettazione e l'attentato a Filippo Barreca, io le dico pure, per aiutare i suoi ricordi, che la ricettazione è dell'ottobre 79. Quindi ottobre 79, novembre 79. E le forze dell'ordine che facevano? Non è una domanda che devo fare a me, avvocato. No, dico venivano. Dove? Da Pippo? No, anzi Pippo, le dirò, aveva una 38 special e una 765, diceva lui, regolarmente detenute in casa. Ma senta una cosa, Barreca viene arrestato il 10 maggio del 1979, a seguito, allora si chiamava custodia pure, preventiva in tema di misure di prevenzione, e siamo al 10 maggio del 59, del 79, e poi sono successi degli avvenimenti che, se lei abitava là, come faceva a non conoscerli? Gliene dico uno: non è venuta la questura a seguito dell'arresto di Barreca a fare perquisizioni a casa di Barreca? Le risulta questo? A seguito dell'arresto di Barreca, quale? Il che è stato il 10 maggio 1979, e quindi lei era là, l'abbiamo acclarato. E mi sembra che sia stato dentro all'incirca un mese, 40 giorni. Non... In questi mesi o 40 giorni che siano, e non ci sono state delle perquisizioni a casa di Barreca, dei sopralluoghi, che ricordi lei? Ci saranno state, ma io non ero certamente là, avvocato. In quel periodo quindi lei non era là. Andava e veniva. Andava e veniva. Ha detto lei che ero sveglio. Come? Ha detto lei che in quei periodi io ero un po' sveglio. Sì, ma dico, sì, sono convinto di questo. Senta, comunque lei non ha avuto occasione di vederle, quindi... Si presume che fosse fuori, ecco, in quel periodo. Sì, è certo che si trovasse fuori a ottobre del 79, quando c'è stata la ricettazione. È certo che quando hanno sparato Barreca, il 19-11, lei era fuori. Adesso le ho ricordato che il 10 maggio 79 è stato arrestato Filippo in relazione alle misure di prevenzione. Le ho detto se c'è stato qualcosa, quindi lei dice no, io non ho visto niente, quindi si presume che fosse stato fuori in quel periodo pure. Chiedo scusa, avvocato, posso fare un inciso alla sua domanda? Sì. Siccome l'abitazione di Filippo Barreca si trova sopra un cucuzzolo, da dove praticamente salendo un centinaio di metri si domina tutto, sia la superstrada che anche l'altro lato. Allora era vigna, adesso non so che cos'è, non c'erano comunque alberi che ostruivano, eccetera. Due occhi vigili facevano un tempo, sicuramente chiunque c'era, perché allora Pippo era messo bene sia con suo cugino Santino, sia con Peppenuzzo e sia con suo cugino Pippo, che lo avvertivano tempestivamente di tutto ciò che accadeva. Non ci voleva niente fare un salto dall'altra parte e scomparire. Senta, ho capito. La sua abitazione invece, dove abitava lei, rispetto alla casa dove abitava Filippo, era se era piuttosto sotto,
rispetto... No, era di lato. Di lato, esattamente al lato sud, avvocato. Era una casa nuova, fabbricata nuova, anzi gli ultimi piani erano rustici. Senta, e questa casa dove abitava lei, rispetto alla casa di Filippo Barreca, che distanza aveva oltre a Croce? Pochi metri, la distanza che ci vuole obbligatoriamente tra un muro e l'altro. Tra un muro? C'era un muro che divideva le due case? No, non c'era un muro, una piccola strada. Come le ho detto, la casa ancora era in costruzione, non era finita. Poi io ho detto sì casa, ma a disposizione avevo soltanto una stanza di letto, i bagni, eccetera, perché per mangiare quando ero lì, quando mi trovavo lì, mangiavo da Pippo. Non è che dovevo fare da mangiare, eccetera, dovevo soltanto dormire e basta. Mia moglie quando c'era stava in compagnia di Fortunata, della moglie di Pippo, tutto lì. Senta, lei quando ha conosciuto personalmente per la prima volta Franco Freda? Io l'ho conosciuto lì da Filippo. Non sono certo se l'ho incontrato nei primi anni 70, nel 71 mi sembra, a Brindisi. Non ho memoria esatta di quell'episodio. Non ha memoria dell'episodio di Brindisi? Sì. Però lei, c'è un verbale reso, Presidente, l'8 febbraio del 95 nel corso delle indagini preliminari. Lei ha detto: conosco Franco Freda per essere stato detenuto nello stesso periodo, nei primi anni del 70, nel carcere di Brindisi e per avere visto sue foto sui giornali. Successivamente, dice lei, ebbi modo di rincontrarlo in epoca di cui non so dare indicazione precise, ma che comunque è compresa tra il 78 e l'80 presso l'abitazione di Filippo Barreca, sita in Pellaro, via Zambaldo. Quindi quando lei rende questa dichiarazione, lei dice ho rincontrato, la parola rincontrare vuol dire che prima aveva incontrato nel carcere di Brindisi Franco Freda, se no, no, perché ha detto l'ho rincontrato? Beh, posso puntualizzare, avvocato? Certo. Allora, siccome nei primi anni 70 mi è stato soltanto mostrato quello e Freda, non sono certo che fosse stato Freda, mentre quando l'ho incontrato in casa di Pippo sono sicuro che fosse lui, anche perché i giornali, poi aver mangiato fisicamente con lui, la cosa era diversa. Sì, ma voglio dire, io distingo dai si dice a quello che ho constatato io personalmente. Ma io quello che le ho letto poc'anzi, non è che c'era un si dice, lei ha detto ho incontrato Franco Freda, poi addirittura dice in una di queste occasioni, con mia grande sorpresa trovai all'interno dell'abitazione del Barreca proprio il Freda, ce lo ha rincontrato, il che vuol dire, presuppone che lei l'abbia già visto e si era incontrato nel carcere di Brindisi. E io ho precisato, avvocato. Va bene. Comunque, Presidente, questo vale come contestazione. E l'ha detto già prima. Cioè, senta, lei ha mangiato con Franco Freda a casa di Barreca? Sì. E quante volte? Un paio di volte. Avete pranzato oppure cenato un paio di volte? Le dirò che a casa di Filippo non c'era pranzo e cena. Quando si arrivava si pranzava o si cenava, se era mezzanotte
o era mezzogiorno o le due, e invece che le nove si mangiava. Senta, con Freda, quando pranzavate insieme a Freda, di quale argomento parlavate? Nessun argomento, oltre ai convenevoli che si usano. Cioè non c'erano argomenti particolari? Non avete parlato di, per esempio, di massoneria, di colpi di Stato, di eversione in genere con Freda? Quando c'ero io non era loquace al punto di parlare di queste cose. Questo mi interessa. Quindi non era un loquace Freda, insomma. Secondo non lei, con me. Secondo non lei con... che ha avuto la possibilità di incontrare questo personaggio, lei ha detto si parlava, si facevano i convenevoli e poi di questi argomenti non ne parlava, anche perché non era loquace, cioè lei reputava uno che parlava poco Freda. Vabbè, con lui. Con lui, no, con lui a pranzo. Con lui. Avvocato. Può darsi che si limitava a causa della mia presenza. Ho capito. Quindi nelle occasioni in cui avete pranzato con lui non avete parlato se non dei convenevoli, così normalmente. Anche perché c'erano le donne a tavola e i bambini. Vabbè. Lei sa se Barreca Filippo, dopo che Freda andò via da casa sua, mantenne contatti telefonici? Sì, sì, questo lo so, avvocato. E come lo sa? Me l'ha detto Filippo, si sono telefonati un paio di volte, almeno un paio di volte si sono telefonati. Anche perché in seguito, quando lo hanno arrestato a Freda, Filippo si dimostrò molto preoccupato. Senta, e le disse pure Filippo Barrega le ragioni di queste conversazioni telefoniche? No. Di che cosa parlavano? No. E le disse pure dove si trovava Freda quando avevano queste conversazioni telefoniche? Mi disse che si trovava in Sud America. In Sud America. Senta, e questi rapporti, per quanto tempo secondo lei queste conversazioni telefoniche durarono? Pochissimo, avvocato. Ecco, per pochissimo cosa intende? Per quanto io ne sappia, da quel che io so, cioè da quello che mi riferiva Filippo, Ecco, il problema era questo, mi ero distratto che guardavo, chiedo scusa, un'altra domanda, stavo preparando. E il discorso è questo, io le ho detto per quanto tempo mantenne, lei disse pochissimo tempo, e io le ho chiesto, ecco, il pochissimo lo può indicare, quanto ha detto? Ma saranno state una ventina di giorni, non l'ho detto, lo sto dicendo, una ventina di giorni circa, però non posso dirle, avvocato, 20 giorni, un mese o 10 giorni. Ma abbiamo limitato il periodo, 20 giorni, un mese, va bene. Di quanta mia conoscenza le ripeto. Queste cose che sta riferendo adesso, quando gliela riferite a lei, Filippo Barreca? Quando parlaste di queste cose per la prima volta con Filippo Barrega, il quale ebbe a riferirgli che aveva questi contatti telefonici con Freda? Beh, avvocato, sono passati parecchi anni, io non posso dirle esattamente in quale periodo fosse. Del resto non è che fossero cose che mi interessavano più di tanto. Senta, per esempio... Avevano già, quando vi disse queste cose, avevano già attentato, c'era stato l'attentato alla vita di Barreca, o c'era stato il discorso, per esempio, della ricettazione nei confronti del fratello Vincenzo, ecco, dopo questi avvenimenti aveste modo di parlare con Filippo Barreca? Non potrei essere preciso, avvocato.
Senta, Barreca le disse chi materialmente gli portò Freda, dove e quando? Beh, a me mi disse che glielo portò Paolo Di Stefano e l'avvocato Romeo. Mi disse che questi due? Sì, mi disse che erano interessati l'avvocato Pardo, Schirinzi, non so se è avvocato anche lui. Beh, mi accennò a un traffico di armi con una persona blasonata, un tale Zerbi, che non potrei precisare bene perché, le ripeto, è passato tanto tempo, sono passate quasi 20 anni, non, erano cose che non mi interessavano, mi interessavano più gli affari che altro. Non erano questi i rapporti che io intendevo con Filippo. Senta, vuole chiarirci esattamente come, secondo le sue conoscenze sempre, Barreca viene sollecitato ad ospitare Freda? Beh, io penso che loro erano in affari, avvocato. Loro chi? Paolo, non Paolo Romeo, Paolo... De Stefano con Barreca. De Stefano con Filippo. Penso, so che erano in affari, da una parte Filippo scaricava i vagoni che erano in deposito a Villa San Giovanni, dall'altra De Stefano se li prendeva. Senta, lei ha preso... Avvocato, mi faccia finire per favore. Per quanto riguarda poi quando c'è stata quella refurtiva argento e roba del genere, tra quella roba c'era una collana di brillanti che mi risultava fosse di proprietà di questo Zerbi, che io non ho mai conosciuto, tra l'altro, però mi si disse che era proprietario di quella villa che c'è sulla via Marina Alta, e perciò per me è lecito supporre che loro fossero in affari, e una mano, come si dice, lava l'altra, tutto qua. E poi Pippo non è che era un granché coraggioso, non riusciva ad opporsi, e se si trattava di guadagnarci qualcosa su anche, non si rifiutava. Senta, lei è stato interrogato l'8 febbraio del 95 e ha riferito che nel periodo durante il quale Freda fu latitante da Pippo Barreca frequentavano l'abitazione parecchie persone, e sollecitato ha detto: tra essi molti esponenti del crimine organizzato come Santaraniti, Paolo De Stefano ed altri, un ispettore della intendenza di finanza, parente di sua moglie di cui non ricordo il nome, e il generale Puglisi. Cioè lei fissa in questa dichiarazione le presenze di queste persone. Conferma questo, ecco, che le ho letto, che lo ha dichiarato lei l'8 febbraio del 95? Sì, lo confermo. Ecco, adesso però io, e qui è contestazione, voglio dire, lei poi il 19 marzo del 97, a distanza quindi siamo già praticamente la scorsa udienza, ha dichiarato questo, che praticamente erano andati, aveva visto lei, o erano andati a casa del Barreca, De Stefano Paolo,
Romeo Paolo, Pardo Aldo e Schirizzi Giuseppe. Quindi lei, nel 95, le contesto questo, ha parlato delle persone santaraniti di cui le ho detto prima, Paolo De Stefano, un ispettore dell'intendenza di Firenze, il colonnello Puglisi. Mentre poi, a distanza di 2 anni, non ripete questi nomi e fa questi nomi nuovi: De Stefano Paolo, Romeo Paolo, Pardo Aldo e Schirizzi Giuseppe. Una delle due. Posso rispondere, avvocato? Sì. Allora, io, per quanto lei mi contesta alla fine adesso, naturalmente mi riferivo a chi era interessato a fargli tenere latitanti la persona di Freda. Per quanto riguarda l'ispettore Romeo dell'intendenza di finanza, Santaraniti, naturalmente mi riferivo alle persone che frequentavano abitualmente la sua casa, non in contestazione avrei potuto fare un elenco del telefono delle persone. Io le voglio dire questo, intanto, lei al pubblico ministero ha risposto. Alla domanda che era questa, senta, lei è a conoscenza di quale persone andarono a trovare Freda durante il periodo in cui fu ospitato da Barreca? E siamo quindi all'udienza del 19 marzo. E lei risponde, queste persone di cui ho fatto il nome, certamente De Stefano Paolo, Romeo, Pardo e Scrinzi, perché io non ho mai presenziato in questi incontri e tantomeno mi interessava saperlo, perché non trattandosi di politica, una politica secondo me per quei tempi piuttosto torbida, era cosa che faceva piuttosto paura, preferiva eccetera eccetera. Quindi voglio dire, la contestazione rimane, prima lei aveva fatto dei nomi e mentre nel lontano, chiamiamolo, si fa per dire 95, e poi nel 97 butta giù su domanda del pubblico ministero questi altri nomi. Avvocato, no, non c'è niente di diverso, perché io in quest'ultimo caso mi riferivo al fatto Freda, perché specificamente ero interrogato per quel fatto. Scusatemi, e quando mi interrogava il pubblico ministero, non è che era sempre di Freda che parlava il pubblico ministero, quindi il non pubblico... è. E quindi voglio dire. L'interesse del pubblico ministero che conduceva l'inchiesta proprio su questa permanenza del famoso Freda nel 70 di Barreca vi interrogava alla stessa maniera con cui poi vi ha interrogato in udienza dibattimentale, non è che il pubblico ministero la trascurava di farvi domande e qua ve le ha fatte, perché tant'è vero che lei ha risposto nel 95 nei termini che vi ho detto, mentre a dibattimento a distanza di 2 anni, sempre interrogato su Freda, sulla latitanza di Freda in caso di Barreca, lei ha risposto in maniera diversa. E questo volevo dire. E avvocato, avvocato, lei non mi deve mettere in bocca parole che non ho detto. Io, su specifica domanda del pubblico ministero, se ero a conoscenza chi avesse affidato Franco Freda a Pippo Barreca, ho risposto come lei ha detto. Su specifica domanda del pubblico ministero nel 95 su chi frequentasse la casa di Filippo Barreca, ho risposto in quell'altra maniera. Noi abbiamo parlato di frequentazione in un caso, o se fossi a conoscenza di chi gli avesse affidato Franco Freda in un altro. Poi vediamo i verbali, è inutile. Comunque ha chiarito, questo insomma il suo pensiero, poi vedremo. Il suo pensiero, poi avrete i verbali e confronteremo. Vedremo. Perché le voglio sottolineare che c'ho l'esame, c'ho l'interrogatorio del febbraio 95 del PM e poi c'ho l'esame del PM che sostanzialmente... E le domande del PM sono identiche tutte e due, perché il PM, in un saggio di indagine preliminare, gli dice, la domanda del PM era questa: nel periodo durante il quale Freda fu latitante da Pippo Barreca,
a domanda, e quindi lui risponde, non esiste la domanda, ma si capisce che cosa gli chiede il pubblico ministero, perché lui risponde, ma Presidente, con molta onestà intellettuale, uno deve, dalla risposta si capisce, certo, qual è la domanda. Va perché, bene, comunque... Perché dico questo? Perché sono belle quando si fanno le domande e poi ci sono le risposte, ma siccome dice a domanda risponde, e dice nel periodo durante il quale Freda fu latitante da Pippo Barreto, ricordo che parecchie persone si recarono presso la sua abitazione di quest'ultimo, tra essi molti esponenti del crimine organizzato come Santaraniti, e poi l'altra domanda invece in dibattimento, senta, lei a conoscenza di quale persona andarono a trovare Freda durante il periodo in cui fu ospite da Barreto? Insomma, la domanda comunque, è qua. Comunque lui ha dato questa, poi vedremo, questa sua versione ha dato, poi vedremo. Ecco, senta, lei ha mai avuto modo di rilevare a casa di Pippo Barreca, seguitemi, dopo la sua scarcerazione del 79 e nel periodo in cui Freda era sua ospite, la presenza di forze dell'ordine? Lei ha risposto il generale Puglisi, anche se era in pensione, no? Ecco, della presenza del generale Puglisi in pensione, questa insolita frequentazione ve l'ha spiegata in qualche modo? Perché frequentava Puglisi Pippo Barreto, insomma? So che era interessato a fargli blindare un'automobile. Era interessato Pippo Barreto, che chiedeva consigli al generale? Questo vuole dire, non ho capito. So che da quanto mi ha detto Pippo era titolare o azionista di una ditta che faceva questi lavori per conto del ministero, di qualche ministero, non so se degli interni o di qualche altro ministero. Cioè, voglio dire, si è mandato in pensione e poi lavorava da cittadino, voglio dire, comune, arrotondava la pensione facendo questa attività di blindatura, eccetera. Senta, stiamo per finire, signor Vergale. Lei ha mai saputo di rapporti di collaborazione che esistevano tra Barreca Filippo e il capo della squadra mobile Regina, dottor Canale Parola? Sapeva di questi rapporti buoni? No, no, avvocato. Non gliene ha mai parlato? Filippo? No, no. Lei ha avuto occasione, aliunde, di sapere? No. Dai, si dice. Ecco, si diceva che cosa? Soltanto si diceva che Filippo aveva troppo familiarità con... Le voci correnti in pubblico. Voci correnti in pubblico, ha ragione. Senta, quante volte ha avuto lei la possibilità di notare a casa di Barreca Santaraniti in quel periodo? Ma Santaraniti era spesso. Come? Spesso? Sì, c'era spesso. Erano compari. Compari nel senso che Santaraniti gli doveva battezzare un figlio. Anzi, mi è sembrato strano questo fatto di battezzare questo figlio, perché la stessa cosa Pippo l'aveva chiesta a Vittorio Canale. Poi alla fine io non capivo chi dovesse battezzarlo veramente questo figlio. Sì, senta una cosa, in quel periodo in cui la Raniti frequentava, lei sa se Araniti fosse latitante o meno? Io so che era latitante nel periodo che è stato battezzato il figlio effettivamente di Pippo. Latitante prima e latitante quando ha battezzato il figlio.
Senta. No, ma mi faccia finire. Che Santo Renite, siccome doveva risultare il padrino, in chiesa ha fatto presenziare il fratello al suo posto e lo ha fatto firmare col suo nome e cognome. Non le avevo chiesto se aveva partecipato alla cerimonia, perché un latte tante non può andare a partecipare. No, una precisazione. La frequentazione del latitante, le ha detto con una certa frequenza che si sa che la zona di Aranita e San Batello, tra San Batello e Pellaro un po' di distanza, anzi direi abbastanza per un latitante c'è, e quindi questo Santa Araniti da latitante frequentava quindi la casa del noto pregiudicato Barreta, voglio dire. Non le ho detto, avvocato. No, mi faccia finire, no, non le rispondo. E un altro latitante, è certo che fosse latitante in quel periodo, era Paolo De Stefano. E lei quante volte ha avuto occasione di vedere a casa di Barreca Paolo De Stefano in quel periodo latitante? Io non so se era latitante. No, glielo ho detto, era latitante. E poi, vabbè, me lo dico. Ecco, a me mi interessa, ecco, a prescindere se era latitante o meno, poi vedremo se era latitante. Quante volte ha visto pure, spesse volte Paolo De Stefano o poche volte? L'ho visto alcune volte e qualche volta sono andato Babò. Io ho finito. Ha terminato, avvocato? Finito. Ci sono altri, no? Allora, pubblico ministero, a lei le ultime domande. Senta, lei ha fatto riferimento ad un incontro con l'avvocato Romeo Ammerito Portosalvo, al quale avrebbe partecipato un suo cugino. Me lo conferma? Sì, lo confermo. Ecco, io vorrei che lei spiegasse meglio perché si è verificato questo incontro, come è avvenuto il contatto con l'avvocato Romeo. È avvenuto tramite mio cugino. Ma dico, come mai è venuto proprio da lei l'avvocato Romeo a chiedere questi voti? Non è che sia venuto proprio da me, è venuto evidentemente anche da me, perché poi lui, ricordo che aveva una specie d'ufficio, un accasamento affittato dove c'è la standa, mi sembra, sopra della standa, e poi ci incontravamo tutti là per tirare i resoconti. Io ero uno dei tanti che gli raccoglievo sti voti, anche perché io a mio cugino non potevo dirgli di no, e poi mi interessava che se avesse vinto gli dava sta casa popolare a mia cognata. Ecco, questa è l'altra domanda che le volevo fare. Lei chiese qualcosa in cambio di questi voti? Gli ho chiesto che, siccome io avevo questa cognata che era nella graduatoria per la casa popolare, però come graduatoria era piuttosto molto lontana, che gli facesse ottenere la casa popolare. E lui cosa ha risposto a questa sua richiesta? Me lo ha garantito. E poi come è finito? È finito che lui non ha vinto e io non ho avanzato nessuna pretesa. Ricorda il periodo di questo incontro? Non so essere preciso, dottore, però come ho detto precedentemente, ricordo che è stato il primo dei non eletti in quell'occasione. Ma approssimativamente in quale anno può essere avvenuto questo incontro? Non saprei dirgli. E io non ero libero, perché non ricordo se ero insieme a Libertà o avevo la sorveglianza. Quali consultazioni elettorali erano? Nazionali, comunali, provinciali? Che tipo di consultazione era? Potrei anche sbagliarmi, però mi sembra che erano quelle nazionali. Le ricordi in quale partito si presentava Romeo? Mi sembra che è il socialdemocratico. Senta, lei ha parlato di rapporti con Giorgio De Stefano, si riferisce alla persona uccisa? Sì. Quando conobbe Giorgio De Stefano?
69-70 nel carcere di Reggio Calabria. Che rapporto aveva lei con Giorgio De Stefano successivamente a quella conoscenza? Beh, un buon rapporto sia con Giorgio che con Giovanni, devo dire un rapporto più che cordiale. Lei ha avuto modo di discutere con Giorgio De Stefano su eventuali collegamenti della famiglia De Stefano con esponenti politici? No. Con Giovanni qualche volta, qualche accenno, Giovanni era più loquace di Giorgio. Lei ha parlato anche di Saraceno Vincenzo. Sì. Che rapporto aveva con Saraceno Vincenzo? Io con Saraceno Vincenzo avevo un ottimo rapporto e una volta sono riuscito a non farlo uccidere nel carcere di Messina. E in che occasione? Lui veniva dal carcere, mi sembra, di Reggio Calabria per dare un esame all'università a Messina e Natale Iannò gli aveva preparato un agguato e io mi sono premurato a metterlo in cella con me e ho pregato Natale Iannò di non toccarlo, cosa che Natale Iannò a dire la verità fece. Senta, il Saraceno subì un agguato, se lo ricorda? Sì che me lo ricordo. Gliene parlò mai? Se si riferisce all'agguato che ha subito mentre quando hanno ucciso Giorgio, così blandamente. E cioè cosa le disse? Che l'agguato praticamente gli era stato fatto da... In questo momento adesso non mi ricordo il cognome, che però il cognome di quello che gli ha fatto l'agguato personalmente sarebbe stato uno che poi è scomparso insieme a tutta la sua 500. Opposizione, stiamo parlando, non è pertinente, stiamo parlando mi pare dell'omicidio di Giorgio De Stefano, del ministero un po' distratto. No, stiamo parlando dei rapporti con Saraceno. Saraceno Vincenzo. Che ha citato nel corso del controesame. Sì, però limitiamoci a quello che ha detto di Saraceno Vincenzo, che non, ma non è che ha parlato dell'omicidio di Acqua del Gallo, voglio dire, no? Ierarco, no? È importante per il tipo di rapporto, sapere. Appunto, questo tendeva non ad accertare qui anche il livello di massimo le confidenze del Saraceno Vincenzo. Ha detto che ha risposto blandamente. Io voglio sapere di chi è blandamente, infatti io lo so chiedere. Presidente, mi scusi, ma non riusciamo a comprendere la pertinenza di queste domande all'oggetto del presente procedimento. Cioè, posso spiegarlo io? Poiché su domanda dei difensori il collaboratore ha introdotto un tema, questo tema consiste nei suoi rapporti con un personaggio come Saraceno Vincenzo, che rimase vittima, come ci sta dicendo il collaboratore, una cosa sul quale muove Giorgio e Stefano. Trattandosi di un fatto molto importante, la domanda tende a verificare la reale consistenza dei rapporti che lui dice di aver avuto con questa Saraceno Vincenzo. Mi scusi Presidente, questo l'avevamo compreso, non riusciamo a capire il nesso con l'oggetto di questo procedimento, cioè la pertinenza che ha con quello che dobbiamo accertare in questa sede. Che abbia fatto queste pacifiche in precedenza appunto si domanda sì, il pacifico destra, rapporti famiglia De Stefano destra che gli sarebbero stati confidati anche da queste persone. Sta vedendo l'attendibilità probabilmente appunto anche. Può continuare, prego, risponda alla domanda di gettare la domanda all'opposizione. Praticamente mi ha detto che a sparare era stato questo non ricordo se Rocco Ciccio, che a sua volta era stato indotto a sparare dai Serraino, che gli avevano ricordato che un tempo
Nico Tripodo aveva sparato, carnezzato il fratello di questi, e a Nico Tripodo, al fratello di questi, gliel'aveva portato proprio Giorgio De Stefano. E a causa di questa gambizzazione che è rimasto zoppo, il fratello si era alcolizzato, era andato giù di morale, sia fisicamente che moralmente, praticamente, come si dice, hanno fatto la classica tragedia, e dato che c'era l'opportunità di farlo uccidere lì sull'Aspromonte, gli hanno sparato sia ad Enzo che a Giorgio. Mentre Enzo è riuscito a rotolare la stampa, presidente, sta raccontando fatti, mi creda, le possiamo documentare, ma fatti noti, non solo perché c'è il processo, ma prima che ci fosse un processo, non è che questo oggetto qui adesso stabilire responsabilità o meno in relazione, cioè siccome si parlava dei rapporti con Saraceno Vincenzo, evidentemente vuole se vedere porto qui Nannina, una mia simpatica vecchia cameriera, vi racconta il fatto. Va bene, ma non vedo, ecco, non è oggetto questo di. Ma siccome c'è un processo davanti alla Corte d'Assise di Reggio Calabria per queste parti, e qua siamo davanti a un'altra Corte d'Assise, peraltro, ci sembra. Perché poi col 238, presidente, sa come sono questi progetti, poi si fanno quintale di carte, veicoliamo tutto. Ah, dice lei per l'altro processo. C'è un processo, cose che si sanno. C'è un processo con degli imputati. Comunque, altre domande, pubblico ministero. Allora, lei ha parlato di un furto di preziosi. Sì. Ecco, vuole descrivere i particolari di questo furto? Si è reso responsabile lei di questo furto? Anch'io. Siamo entrati con le chiavi. Da chi? In questo negozio di gioielleria. Siamo entrati con le chiavi e abbiamo preso avorio, argenti per quintali, e anche dell'oro che tra quest'oro c'era una collana di diamanti di questo Zerbi di cui non ricordo il nome. Ricordo soltanto che si chiamava Zerbi ed era un blasonato. Ora, prima della collana, le volevo chiedere, dove avete nascosto poi l'arma furtiva? In una cella ricavata in una specie di sottoscala, e la serratura era occultata in una mattonella. Ecco, vuole descrivere meglio questo nascondiglio? Cosa c'era in questo nascondiglio, in questa zona, diciamo, separata dall'abitazione del Barrega? C'era una brandina da campeggio, una targa di prova che credo che a suo tempo i carabinieri o la polizia, l'abbia ritrovato, e c'era tutto questo materiale, questa refurtiva che hanno recuperato, però non era tutta perché alcuni quintali l'avevo portato io a un gioielliere di Valenza, e l'aveva trasformato in lingotti. Come si accedeva a questo nascondiglio? C'era una porta camuffata da un pannello di mattoni coperto con delle mattonelle. Ma in che stanza? Non era una stanza, era una specie di sottoscala. Senta, lei ha fatto riferimento all'attentato subito da Barrega Filippo. Vuole descrivere meglio ciò che lei ha preso in merito a questo attentato, ritengo, dallo stesso Barrega? Io, quando sono rientrato da Milano, ho saputo che gli avevano sparato. Mi sono recato subito agli ospedali riuniti con suo cugino Filippo.
E lì ho trovato un certo Zoccoli di Sant'Alessio d'Aspromonte e altra gente sempre di Sant'Alessio. C'era suo cugino Giuseppe e suo cugino Santino, mentre suo cugino Pippo era con me perché mi aveva accompagnato lui all'ospedale. Quando lui ci ha visti, gli ha dato dello sbirro a suo cugino Filippo e lo ha cacciato fuori dall'ospedale. Io l'ho trovato in quella stanza che era a piano terra e aveva le braccia e le gambe fasciate che sanguinavano. Subito mi sono accorto che, essendo a piena terra, c'era una finestra ad altezza d'uomo. Gli ho detto che se avessero voluto potevano ucciderlo anche da lì. Lui si è spaventato molto e si è fatto trasferire, non ricordo se al terzo o al quarto piano. Abbiamo parlato con Filippo del più e del meno. Io sono andato via. All'indomani, quando sono tornato per rincontrarlo, lui non c'era più all'ospedale. Sono andato a casa da sua madre e sua madre mi disse che era stato trasferito e che gli aveva detto di dire a tutti che si trovava all'ortopedico a Firenze e di dire soltanto a me dove si trovava, perché non si fidava di nessuno. E mi disse che si trovava alla clinica Gemelli a Roma, di andarlo a trovare perché aveva bisogno di parlarmi. Io ho preso l'aereo e sono andato alla clinica Gemelli a trovare Filippo. E lì mi disse che lui pensava che io potessi essere a conoscenza di chi l'aveva sparato. Lui praticamente sapeva che a farlo sparare erano stati i fratelli Carmelo Ambrogio, però non era sicuro chi fossero gli esecutori, dato che sul luogo del delitto si trovò un fucile inceppato, un automatico inceppato. E lì abbiamo avuto una breve discussione perché io gli dissi che se lui pensava che io potevo essere messo al corrente di una cosa del genere senza averlo preventivamente avvisato, voleva dire che veniva a mancare la fiducia tra lui e me. Perciò non c'era motivo, se lui pensava una cosa del genere, che noi continuassimo a frequentarci. Evidentemente nei periodi che seguirono lui ha saputo con più esattezza chi gli aveva fatto quello che gli avevano fatto e diciamo ci frequentammo non intensamente come prima, però continuammo a frequentarci. Io lo aiutai. Sì, prego, finisca. Io lo aiutai economicamente, praticamente non trattenevo più la mia parte di proventi di quello che riuscivo a guadagnare, glieli portavo a lui, lui diceva si volesse curare, diceva fosse disposto anche a vendersi le proprietà. Io gli ho detto di stare tranquillo, che non era necessario che lui vendesse niente, perché se fosse necessario, se fosse il caso, i soldi in ogni caso gliel'avrei procurati io. Senta, lei ha dichiarato che dopo l'arresto di Freda Barreca era particolarmente preoccupato, per quale motivo? Perché pensava che si potesse pensare che fosse stato lui a far arrestare Franco Freda e pensava di correre pericolo di vita, ecco. Lui
siccome erano intercorse queste telefonate dal Costa Rica o comunque dal Sud America con Filippo Barreca, non so se sono telefonate anche dalla Spagna, dove è stato esattamente, non glielo saprei dire. E conoscendo il Filippo Barreca, il posto dove più o meno si trovava questo Freda, lui pensava che ciò poteva contribuire a che gli altri potessero pensare che l'autore di questo arresto fosse stato lui. Senta, lei ha fatto riferimento a un certo Zerbi, definendolo blasonato, intende dire che era una persona della nobiltà? Sì, non mi ricordo se era Conte, comunque un blasonato sicuramente. Che rapporti aveva Barrega con questa persona? Avvocato, lui, io a Zerbi personalmente non l'ho mai conosciuto, comunque Barrega diceva di avere ottimi rapporti. Lei ha parlato di una collana rubata, sì, a quel gioielliere durante il furto, che poi scoprisse, sì, essere di questo Zerbi. Ecco, come l'avete saputo che questa collana apparteneva a Zerbi? Perché evidentemente o questa collana era assicurata, oppure evidentemente lo Zerbi ha preteso il valore della collana dal proprietario di questa gioielleria. La gioielleria è sita, adesso so che il proprietario probabilmente è morto, proprio alla fine della via Marina Alta, sopra dove c'è il chiosco, vicino dove c'è il chiosco di gelati, quel chiosco famoso dove vendono i gelati, dal lato di sopra. Si tratta proprio di quella gioielleria là. Una gioielleria che avrà una decina di vetrine. Sì, ho capito, ma dico, come è venuto a sapere Barrega che questa collana era dello Zerbi? Questo non saprei dirglielo. E come si comportò quando apprese che aveva sottratto una collana di Zerbi? Beh, siccome sta collana non venne effettivamente fuori, perché me la tenni io in tasca e ho detto che di non aver visto nessuna collana, che non era vero, però in effetti la collana l'avevo presa io, era una collana e un altro oggetto, comunque si trattava di una parure, e ricordo perfettamente che ogni maglia c'erano due brillanti, e una maglia era gialla, una maglia era d'oro bianco e una maglia era d'oro rosso. Quindi lei disse a Barrega che non l'aveva mai vista questa collana? Sì, sì, sì. E Barrega come si comportò con Zerbi? Beh, questo non glielo saprei dire. Comunque io gli dissi che non era vero, che io non avevo trovato nessuna collana, che non c'era, di dirgli a Zerbi che probabilmente se l'era fregata il proprietario della gioielleria attribuendola al furto, insomma, di fare come gli pareva. Io comunque la collana non gliel'ho restituita. Senta, lei ha parlato di un traffico di armi che avrebbe visto coinvolto questo Zerbi, vuole spiegare meglio? Io, dottore, non so che si trattava di un traffico di armi, ma non so se questa partita di armi era la malavita di Archi che gliela dava a Zerbi per immetterla a disposizione della fazione, diciamo, politica, oppure era Zerbi che gliele forniva a... Che interesse aveva Zerbi a trafficare in armi?
Io ho capito che era un grosso personaggio che si diceva fosse nel movimento sociale, ma che in effetti invece era un extraparlamentare di destra, un estremista, ecco. E aveva rapporti con la malavita organizzata di Reggio Calabria? Eh sì, se arrivava a fare traffici di questo genere, finanziava o era finanziato, non so per chi, per conto di chi, certamente aveva interesse con la malavita. Tra le altre cose, se era a conoscenza anche di che Franco Feda fosse stato lì da Pippo Barrega, io non vedo perché non doveva avere rapporti con la malavita. Perché era a conoscenza di questo fatto? Sì, suppongo di sì. Anche se io direttamente, personalmente, non ho saputo che fosse a conoscenza. L'ho saputo per interposta persona, cioè da Filippo. Va bene. Possiamo licenziarmi allora? No, Presidente, avremmo qualche precisazione da formulare su quanto è emerso adesso. No, per quale motivo, Presidente, mi scusi? Perché l'esame contro esame. Allora, Presidente, allora. Poi chiude il pubblico ministero e c'è qualche giurisprudenza di merito relativa a temi totalmente nuovi. Mentre, e questi no, sono stati introdotti. No, io temevo che. Sono state questioni che erano state sollevate, dette durante l'esame, durante il controesame. Vorrei lei già esprimere, l'ha già formulato e intendo riformularlo, Presidente. Ribadisce perché quello che ha detto in precedenza. Pensavo fosse un mero incidente di percorso sul quale... No, assolutamente, Avvocato. Le chiedo la parola, Presidente. Prego. Se intende concedermela, anche perché nuovamente... eccepire al riguardo. Sì, Presidente, chiedo scusa, io non credo che il difensore si possa esprimere definendo incidenti di percorso il merito delle ordinanze che codesta Corte emette legittimamente. Questo è ovvio. Non voleva assolutamente essere un atteggiamento offensivo, non mi sarei mai permesso. Quindi, se lei ha qualcosa da dire... Sì, ho qualcosa da dire, allora... esatto, ho qualcosa da dire e da verbalizzare. Va bene, lo faccio. In quanto... Prima ritengo di esprimere il mio pensiero e poi detterò questa eccezione a verbale. La circostanza che vengano poste delle domande ulteriori in sede di riesame non toglie la possibilità di affrontare quegli stessi temi da parte della difesa in questo caso o della parte che questo esame non ha chiesto in linea generale. Diversamente, quale situazione aberrante si verrebbe a creare? La possibilità per chi ha chiesto la citazione di un test attraverso questo escamotage di esaminare una persona su dei... Non sto parlando di questo, di questa fattispecie, sto parlando in generale. Siccome ha parlato di escamotage, insomma, è un termine tra virgolette, diciamo. Presidente, se devo pesare ogni parola, le ripeto che non parlo con riferimento a questo procedimento, né miei... È di carattere generale, di carattere le sue osservazioni generale. Sono di carattere generale. L'osservazione di carattere generale è un termine che si legge su qualsiasi manuale di diritto, per cui non penso che sia di particolare escamotage. Più che di diritto non direi, di diritto fino a un certo punto. Mi premurerò di documentarlo. In ogni caso, come lei ha già rilevato, c'è solamente una parte di... giurisprudenza di merito per un fatto io ritengo implicito e quasi ovvio, e cioè che proprio in virtù di questo ragionamento, che precludere la possibilità di nuove domande potrebbe, in ipotesi, determinare l'impossibilità di interrogare la parte su quei temi introdotti solamente in sede di riesame, giurisprudenza no, temi che erano già stati fatti, non sono temi totalmente nuovi, ecco, questo è il punto. Ho capito, Presidente, ma... Ecco. Perché altrimenti il capitolo Zerbi, il capitolo Acqua del Gallo, il capitolo di intervento di su Natale Iannò non erano stati introdotti a suo tempo. Come? Quelli di Zerbi? No, di Zerbi era stato introdotto, ha parlato... La circostanza che se ne sia parlato
se ne è parlato strumentalmente in riferimento a un episodio, poi è stato approfondito e ha chiesto dei chiarimenti e noi vorremmo interloquire su questi chiarimenti. Vabbè, questo allora... è il mio pensiero. No, ma infatti non è un, è solo per il preludio alla mia questione. Al riguardo, l'unica giurisprudenza che ho trovato per adesso è di merito, il Tribunale di Brescia, io purtroppo qui solamente la copia di una ordinanza, dove si dice espressamente che la parte che ha chiesto l'esame del testimone può proporre nuove domande, non limitate a quelle rese necessarie dal controinterrogatorio, salvo il diritto della controparte di ulteriore controesame. Io adesso... appunto, ulteriore controesame, che poi quindi su quell'ulteriore controesame ci sarebbe all'infinito, avvocato. Lei capisce perché il legislatore ha stabilito questo, siccome penalizzare... è teste di una delle parti. Comunque, in questo caso io le ripeto, sto semplicemente formulando questa mia precisazione. Ripeto, se fosse un tema nuovo, perché cioè, è piuttosto frequente come giurisprudenza di merito, allora, tema vorrei... totalmente nuovo. Sì, sì, noi... e allora, ma se non è tema nuovo, e allora si segue questo... verbalizzare questa eccezione. Sì, l'aveva già verbalizzata in precedenza, continua a verbalizzarla. Prego. Peraltro, prego. Allora, la difesa dell'imputato eccepisce la nullità del provvedimento presidenziale nella parte in cui non consente alla difesa di porre domande all'imputato di reato connesso su aspetti e tematiche affrontate nel corso del riesame da parte del pubblico ministero. Nullità di ordine generale per lesione del diritto di difesa sotto il profilo dell'articolo 178 lettera C codice di rito. Grazie Presidente. Va bene, più che eccepire lei ha rilevato, comunque l'eccezione è rigettata perché... No, la richiesta prima era rigettata, adesso l'eccezione era solo per lasciarla a verbale, ecco, perché purtroppo in tema di prove bisogna eccepirla immediatamente dopo l'atto perché c'è decadenza. Su questo siamo d'accordo. Allora io mi trovo costretto. E il punto è, però, è che non si tratta, come vogliamo precisare, di temi affrontati per la prima volta in sede di riesame. Perché questo a quanto sarà, pare, ecco, questo sarà il giudice d'appello di legittimità a valutare se sia così. Questo è il problema, si trattava di questioni che erano state già affrontate in sede di controesame e poi riprese per chiarimenti dal pubblico ministero. Va bene, quindi può, abbiamo terminato, può andare, potete portarlo via. Dovrei portare via il collaboratore, sì. Vediamo chi sentiamo successivamente. Serpa, Stefano. Va bene, allora sospetto perché ci sarà una certa pausa finché... viene introdotto Serpa eccetera, sospendiamo per 5-10 minuti. Sì.
Andate. Introduciamo Serpa. D'accordo, Presidente. Serpa, l'unica tetta, oscuramento. È questo lì? Sì. Può andare. Procediamo all'identificazione. Allora, è qui presente il signor Serpa Stefano Carmelo, nato ad Archi, Reggio Calabria, il 18 luglio del 1951, come attestato il capo scorta. Va bene. Qui mi dicono se può chiudere il microfono. Se il cancelliere può chiudere il microfono lì, alla postazione. Va bene. E allora, Serpa, lei innanzitutto ha un difensore, quale imputato di reato connesso, ha di facoltà di nominare un difensore di fiducia. Ha un difensore di fiducia? Sì, ho l'avvocato Giovanni Conti del Foro di Roma. Va bene, ecco, è qui presente. Poi, quale imputato di reato connesso ha facoltà di astenersi dal rispondere? Lei intende rispondere? Sì, certamente. Va bene, risponda adesso alle domande che le porrà il pubblico ministero. No, un momento, signor Presidente, mi scusi. Io ho intenzione di rispondere, però non intendo farlo in videoconferenza. Io intendo essere presente in aula. Vabbè, ci sono dei problemi anche di carattere logistico e poi di tempo pure. Quindi lei intende rispondere adesso, è lì presente, quindi abbiamo la videoconferenza. Lei intende Signor Presidente, io sono stato a Reggio Calabria pochi giorni fa. E ci dovrò tornare fra qualche giorno, quindi io non vedo la necessità di parlare in videoconferenza, anche perché con tutto il rispetto che ho per questa Corte e per quello che si sta facendo in questo momento, ma io intendo essere presente in aula. Assolutamente. Quindi praticamente così non intende rispondere? In questo modo, attraverso la videoconferenza, no. Va bene. Pubblico Ministero? Difensori, le parti. C'è un consenso in questa direzione? Personalmente, signor Presidente, mi rimetto alla decisione della Corte, perché l'ordine d'udienza lo tiene la Corte. Certo. Sotto un profilo dell'opportunità, capita che il collaboratore, può capitare che si avvalga della facoltà di non rispondere, più raro che invece chieda di essere presente in un contraddittorio vis-à-vis. Quindi se questo può aiutare il collaboratore, la parte e i giudici a intuire meglio la genuinità delle risposte, il contraddittorio dal vivo, ben venga la sua presenza, visto che non ha problemi o non si fa problemi di sicurezza, per me ben venga, poi valuterà la Corte. Va bene, altre parti? Io ritengo che ogni decisione vada presa dalla Corte, non ci sono comunque obiezioni da parte del pubblico ministero eventualmente a riproporre l'escussione del Serpa in altra data in quest'Aula. Va bene. La difesa si rimette, tenuto conto anche della circostanza che se la Corte dovesse decidere per sentire questo collaboratore di persona, potremmo anche sentire gli altri di persona ed eliminare una serie di problemi temporali. No, assolutamente relativi. Gli altri, sentire Serpa eventualmente. E allora forse se per la difesa non c'è opposizione all'acquisizione dei verbali resi in istruttoria. Va bene.
per il culo di Stefano. Serpa, oggi quindi lei comunque non intende rispondere? No, non in videoconferenza, Presidente, mi scusi, io chiedo veramente scusa, però... Lei non intende rispondere, quindi? No. Va bene. Potete portarlo via, va bene. L'imputato di dato connesso, Serpa, dichiara che essendo stato oggi... che essendo prevista per oggi la videoconferenza. Non intende rispondere. Chiedo la parola e chiedo scusa. Così come verbalizzato sembrerebbe che non voglia rispondere perché è stata convocata oggi la videoconferenza. Aggiungiamo questo, sì. E si dichiara disponibile ad essere tradotto in quest'aula, dinanzi alla Corte. Va bene. Che cosa produce copia del verbale di dichiarazioni emesse dal Serpa in data 6-7-1996, regolarmente depositate in segreteria con avvisi rituali ai difensori e l'imputato. I difensori non si oppongono all'acquisizione. Un attimo solo, Presidente, c'è un problema. E allora, la difesa, Presidente, non si oppone ai verbali resi il 24 marzo 95, il 25 marzo del 95 resi al dottor Boemi Fazio Lovrego, mentre si oppongono al verbale del 6 luglio 96 di cui ha detto poc'anzi il pubblico ministero perché è gravato da omis. Può prendere decisione la Corte. Si capisce, la Corte sa che è messo ordinanza. Quindi non ci opponiamo ai primi due, diciamo, che ho già indicato. A quello del 6 luglio, sì, perché ci sono degli omis. Va bene, il pubblico ministero riserva di produrre il verbale di dichiarazione del Serpa del 6 luglio 96 senza gli omis. Va bene. Quindi va bene. Per quanto riguarda, quale chiede allora oggi di produrre? Quello del 6-7-96 che produrrò, posso produrre già da ora con gli omissis, alla prossima udienza produrrò copia. Cioè, e gli altri, che data portano quelli senza omissis? 24 marzo, pubblico ministero 95. Comunque questo qui è un verbale che... E 25 marzo 95. Riepiloga l'intera vicenda. No, che vuol dire, Presidente? Va bene, comunque... Ognuno fa le sue richieste, io chiedo di produrre questo verbale. E noi, non ci opponiamo alla... al deposito del verbale, se voglio, nel momento in cui lo depositerà privo di omissis, mentre noi insistiamo che vengono acquisiti gli altri due verbali del 24 marzo 95 e del 25 marzo 95, depositati nel fascicolo del pubblico ministero, intendiamoci. Sì, non c'è opposizione. Non c'è opposizione, no. Va bene. Quindi sono quelle del 6 luglio la chiesa del pubblico ministero. E per quanto riguarda questi con gli omissis, il pubblico ministero che cosa si riserva di produrlo? Produrrò senza gli omissis. Senza gli omissis. Va bene. Perfetto. Allora ci riferiamo con... 25 marzo. Quindi quelli sono 24-25 marzo, numero, data, me li faccia vedere. Comunque io insisto nell'acquisizione di copia del verbale del 6 luglio anche con gli omissis, perché ad avviso del pubblico ministero non vi è alcuna preclusione di acquisire i verbali seppur omissati. Comunque faccio riserva di integrare la produzione con copia del verbale privo degli omissis. Siamo d'accordo, non c'è opposizione. Stante la riserva formulata. I verbali, è inutile acquisirlo oggi con gli omissis.
Certo, i verbali elencati poc'anzi dall'avvocato Tommasini sono due, esattamente uno del 24 marzo 1995, reso al signor pubblico ministero dottor Boemi e poi ai coadiutori Fazio e Lo Greco, e l'altro del 25 marzo 1995, reso sempre al dottor Boemi, coadiuvato da Fazio e Lo Greco. Dove sono questi verbali? Questi verbali noi ce li abbiamo qui, collazionati, che facciamo vedere a lei, signor Presidente. Mentre, giustamente sottolineava il collega... Ma li abbiamo qui per acquisirli materialmente? Sì, va bene. Altrimenti allora ci le parti si riservano, sia pubblico ministero che la difesa, di produrre per la prossima udienza, diciamo, i verbali questi, perché sì, e materialmente devono fare le fotocopie. E appunto, quindi alla prossima volta la Corte si riserva di decidere sulla richiesta di, esatto, di produzione dei verbali relativi alle dichiarazioni già in precedenza rese dal Serpa. Chi sentiamo adesso, pubblico ministero? Quindi sono rimasti Magliari e Vitelli. Sono presenti tutti e due? Sono presenti tutti e due? Chi è presente? Tutti e due, Presidente. Deve aprire il microfono adesso. Signor Presidente, sono presenti entrambi. Vabbè, cominciamo con Magliari. Sì, con Magliari. Dobbiamo cominciare. Presidente, qui c'è un'opposizione da parte della difesa, già manifestata in precedenza, non ricordo quale, perché anche le dichiarazioni depositate di questi Magliari Alberto e ce n'è uno solo, anzi, Presidente. Ecco, io faccio presente che il verbale di Magliari Alberto è stato trasmesso all'ufficio di procura in data 6 giugno 1996 dal pubblico ministero dottor Emilio Redonne, il quale espressamente nella nota di trasmissione specificava che l'utilizzazione processuale di queste dichiarazioni poteva essere effettuata limitatamente alla parte riguardante Romeo. C'è scritto qua Claudio, evidentemente un errore, Paolo. Di conseguenza l'omissis è un atto dovuto del mio ufficio, perché Catanzaro mi trasmette questo atto solo ed in quanto io possa farne uso con riferimento alla vicenda processuale per cui me ne sto occupando. Quindi io non sono in condizione al momento di fornire il verbale in maniera integrale, proprio perché vi è questo ostacolo posto dal pubblico ministero di Catanzaro che me lo ha trasmesso. Dovrei eventualmente richiedere al collega di Catanzaro se ancora permangono le ragioni che all'epoca lo determinarono a impedire all'ufficio di procura di Reggio Calabria di procedere all'utilizzo integrale del verbale, ma comunque io ritengo che nessun problema si ponga, perché un testimone, un collaboratore, chi che sia, di cui ne viene richiesta l'audizione in un dibattimento in epoca successiva alla formazione delle liste, può essere sentito sulla base di un mero accenno dal quale possa evincersi che quella persona è in condizione di riferire circostanze che siano utili e pertinenti ai fini dei fatti di causa. Eventualmente un problema può porsi con riferimento alla utilizzabilità del verbale, ad esempio a seguito di contestazioni, oppure nel caso dell'imputato di reato connesso che si rifiuta di rispondere, come è accaduto oggi, tanto è vero che io non mi posso più opporre alla produzione del verbale originale, proprio perché l'acquisizione impone che tutto il verbale sia integrale e che non vi siano delle zone di ombra. Ma per quanto riguarda la possibilità di escludere una persona,
Io ritengo che è sufficiente per le parti essere a conoscenza quantomeno del contenuto di ciò che può, dichiarare per la Corte, verificare se queste dichiarazioni sono pertinenti. E poi, ripeto, può porsi solo un problema in merito all'eventuale utilizzabilità dell'atto, che probabilmente in questi termini non può essere acquisito. Ma per porre domande al collaboratore io ritengo che nessun problema si ponga. Quindi io insisto perché si vada oltre nell'escursione del collaboratore Maglia e Alberto e metto a disposizione della Corte il verbale affinché la stessa possa verificare se la deposizione del Maglia è pertinente ai fini dei fatti. Va bene, ci sono interventi. Presidente, sull'argomento molto brevemente, questa difesa vuole semplicemente essere messa in condizioni di poter compiutamente esercitare il proprio ministero. Abbiamo tutta la comprensione doverosa per le esigenze investigative della Procura di Catanzaro e capiamo benissimo che nulla può sull'argomento la Procura di Reggio Calabria. È pur vero che la richiesta di acquisire integralmente questo verbale era già stata formulata circa 3 mesi or sono in questa udienza davanti a questa Corte, a questo pubblico ministero. D'altra parte però non possiamo, proprio perché potremmo in teoria poter utilizzare quel verbale per delle contestazioni, procedere ad un esame di fronte al quale noi ci troviamo assolutamente sprovvisti di strumenti utili a contrastare eventuali tesi a carico. C'è poi un altro particolare abbastanza rilevante. L'argomento di quel verbale sembra, da quelle poche righe che è dato leggere, è particolarmente pertinente alla posizione dell'odierno imputato. Ragione ulteriore per cui questa difesa non può che opporsi all'esame odierno dell'imputato di reato commesso. Grazie. Va bene, altri non intendo intervenire. Va bene, la Corte si ritira per esaminare la questione. E allora, la Corte, decidendo sulla richiesta del Pubblico Ministero di audizione del collaboratore di giustizia Maglia di Pietro Alberto, in data odierna, sulla base delle dichiarazioni a suo tempo rese dal Maglia agli uffici della direzione distrettuale antimafia il 13 febbraio di Catanzaro, il 13 febbraio 96. Ritenuto che varie parti di tale interrogatorio sono coperte da omissis, che in caso di contestazioni mosse alle eventuali dichiarazioni che oggi dovrebbe rendere il Magliari, dovrebbe acquisirsi il verbale di interrogatorio a suo tempo reso in gran parte, come si è detto, di omissis, da omissis.